di Star Wars Battlefront, nuovo titolo della EA e DICE, che si sono sempre occupati appunto della serie Battlefront. Di cose ne sono state dette a bizzeffe, le prove nel demo che era possibile giocare in anteprima, forse avete visto anche abbastanza tra GIF animate e filmati vari. Sì. Le GIF erano fantastiche, alcune morte abbastanza spettacolari. Allora, di Battlefront se ne è discusso tanto per un principale motivo: è un gioco prettamente multiplayer. Come vediamo, il menu proprio minimalista propone o multigiocatore o missioni. Le missioni, in realtà, come vedete, missioni, non è singolo giocatore, sono alcune cose che possiamo fare sì in singolo o in cooperativa online con un nostro amico o in split screen con qualcuno in locale. E c'è un addestramento dove ci vengono proposte, ecco, alcune missioni per prendere familiarità con i controlli delle navicelle piuttosto che con gli speeder o con gli eroi e così via. Le battaglie, che sono battaglie che noi possiamo affrontare sia appunto sempre contro un amico o con un amico in split screen, contro anche l'IA del computer. Battaglie classiche, quindi soldati ribelli contro imperiali rispettivamente sui quattro pianeti che il titolo ci dà a disposizione: Hoth, Tatooine, Endor o Sallast, e le equivalenti battaglie dove però è possibile interpretare l'eroe, cioè potremmo scegliere quindi l'eroe noi stessi senza doverlo andare a cercare come power up in giro per la mappa. Sopravvivenza, mai cosa più chiara, ma sopravvivenza a ondate, classico. Anche qui una mappa per ogni pianeta, con la possibilità di andare a scegliere ovviamente difficoltà, di, come vedete, di raggiungere degli obiettivi e anche di come iniziare in solitario, in compagno, split screen, esattamente, cooperativa locale. Questo è il comparto singolo prevalentemente, come vedete è sì povero, perché ovviamente uno si aspetta la campagna, però è stato ampiamente anticipato e detto che non ci sarebbe stata campagna principale. Perché comunque la missione principale di questo Battlefront era di poter mettere in connessione diversi ribelli dall'una e dall'altra parte del globo. Esattamente, tutto al fine di distruggere l'impero. Oppure diversi soldati dell'impero dall'una e dall'altra parte del globo. Tutto allo scopo di distruggere la ribellione, ovviamente. Allora, questo invece è il comparto multigiocatore e quindi le modalità. Non sono anche queste tantissime, si parla di 9 modalità, ognuna delle quali però ci fa spaziare per ognuno dei 4 pianeti disponibili a diverse mappe, ovviamente. Diverse mappe che variano dalla grandezza, dipendentemente dalla tipologia anche di modalità multiplayer, come per esempio Squadrone Caccia. Si gioca solo a bordo dei caccia, perciò logicamente mappe strutturate proprio in maniera differente. Meccaniche anche di gioco altamente differenti, ovviamente. Invece stare a terra. Con degli obiettivi, adesso ne vedremo un po' per uno tutte quante in quest'ora. Allora io direi di cominciare con una un po' più semplice, perciò andiamo con l'eliminazione, che è un classico deathmatch a squadre. È un classico deathmatch a squadre che è un 10 contro 10, perciò comunque bello affollato. Rende l'idea di una battaglia campale o stellare. Campellare è tanto campellare. Brutta, lo premetto. Allora, per le partite non c'è possibile scegliere se vogliamo essere imperiali o ribelli. A turno saremo prima uno e poi l'altro. A TikTok io non si muove. Allora, la partita è già iniziata, siamo gli imperiali, cominciamo subito senza indugi. Vedrete voi stessi, il comparto tecnico è incredibile, cioè graficamente il gioco è davvero bello da vedere. Belli suoni.
se vi ricordate anche nella versione di PlayStation 2 Battlefront, che ti portava nel vivo della guerra dei cloni, era già abbastanza dettagliato. Qua, sfruttando invece il motore grafico della PlayStation 4, è uno spettacolo per gli occhi ed è un'esperienza da vivere sulla pelle. Sì, DICE ha fatto veramente un buon lavoro. Sinceramente, alla prima notizia che sarebbe stata la EA a occuparsi di questo gioco, era presa un po' male, insomma, per i fan. EA si è sempre occupata di Battlefront, che è rinomata per non avere un singolo giocatore con una buona campagna importante, per cui fare la cosa. Però da un punto di vista tecnico c'è da ammettere che i giochi di Battlefront, come anche l'ultimo Battlefield 4, se non sbaglio, era l'ultimo, sì. Graficamente aveva una resa eccezionale, era proprio bello da vedere. Quindi, diciamo, hanno fatto davvero un buon lavoro con questa licenza. Ovviamente, allora, vediamo un po', prima dello scontro possiamo andare a selezionare i nostri blaster disponibili, quelli che abbiamo sbloccato, comprato. Tengo a precisare che non è un pay per win, non ci sono, al momento quantomeno, non ci sono, ma c'è la possibilità di acquistare eventuali crediti aggiuntivi con soldi reali, il che è una grandissima cosa. Su Battlefield non è così. Un po' meno per i commercianti di Tatooine, però. Ora poi stiamo vedendo una mappa eliminazione che sono tutte... Bellissima la mira del tuo compagno, il tuo combinatore. Allora, come vedete, la partita, la ricerca del server, tra l'altro, è cominciata estremamente, è stata immediata, così come anche l'ingresso nella partita. Non c'è quasi alcun lag, fortunatamente, quindi i server stanno reggendo da Dio in questi giorni. Abbiamo testato, in America è uscito anche prima, insomma, c'è piuttosto una buona affluenza. Come potete vedere, per i personaggi che noi mettiamo in campo non abbiamo le solite armi da switchare come poteva accadere nei precedenti Battlefield o giochi similari, bensì delle carte, quello che ci fosse un mazzo per scegliere, che possiamo acquistarle, che vanno a darci questa abilità. In questo caso noi abbiamo un detonatore termico, una pistola, che è uno switch di arma, in realtà è un uso singolo, dopo si deve ricaricare. Oppure la possibilità di potenziare, in questo caso, i nostri colpi base. Tutte queste carte si possono poi cambiare. Ovviamente. Quindi vedete, questo è prettamente un deathmatch a squadre, dove vince chi raggiunge per primo le 100 uccisioni. L'ambientazione in questo caso è quella dell'hangar di 8, possiamo vedere il parcheggiato. X-Wing, varie attrezzature. L'arena è molto grande ed è molto varia. Spazi chiusi e spazi aperti sono incredibilmente dettagliati, non c'è un calo di definizione dell'uno o dell'altro genere. Ci sono tutte le texture, sembrano molto dettagliate, soprattutto se si va a ricercare il dettaglio poi negli ambienti. Possiamo magari trovare il robot che si sposta per conto suo all'interno della stazione, piuttosto, ecco, per fare esempio. Come poi avremo modo di vedere, se avremo l'occhio per addocchiarli, appunto. Sì, la forza ci assiste. Avremo modo magari di vedere gli Ewok nella mappa di Endor, che tirano i sassi imperiali, cioè piccoli dettagli qua e là, come anche l'audio, che è assolutamente fantastico.
fanno è tutta un'esperienza da pelle d'oca, specialmente per quelli che sono i fan. Questo è un gioco che i fan non possono permettersi di non avere. Quindi vi ricordo di rinnovare l'abbonamento per l'online del PlayStation Network. Sì, assolutamente. Hai detto una cosa giustissima, perché senza il Plus non è possibile giocare online. Quindi questa è proprio la macchinetta per poter usufruire tutti i servizi del gioco online. Ormai sono pochi rimasti i giochi per cui non mi viene più richiesto il PlayStation Plus per poter giocare online. Una volta era gratuito online. Una volta era tutta campagna. Quello è morto veramente male, eh. Però è morto da eroe. Insomma. Forse. Adesso sta per finire, quindi la lasciamo finire, vi facciamo dopo vedere subito un'altra modalità di supremazia. Dove le mappe sono all'aperto, molto più grandi. Abbiamo constatato che comunque sia uno dei nostri pallini, dei nostri marcatori dei vari walkthrough era la gestione delle luci. Qua all'interno le luci sono molto artificiali e vengono rese alla perfezione. Sì, sì. Forse non c'è un'illuminazione dinamica. Vero, magari non c'è una proiezione delle ombre in base alle luci che proviamo. Quello è vero, però considerando il ritmo di gioco e tutto, forse è una cosa che, sì, anche meglio. Che ci sta e non ci sta che non ci sia, anche perché come possiamo notare la definizione è anche alta. Sì, sì, di ogni giocatore, di ogni elemento di scena. Quindi la luce con le ombre sì, forse è un top, ma loro non è che sta a badare all'ombra quando viene preso di mira da dei blaster. Esatto. E tanto poi vi farete catturare dall'ambientazione, dall'atmosfera che... E dalla musica, soprattutto la musica. È tutto così in tema che davvero sembra di... in un certo senso tornare bambini a quel, per noi magari che siamo più legati alla trilogia originale, è emozionante che ti ritrovi davvero dentro. È ben fatto, ben strutturato il gioco da questo punto di vista, diciamo, va a colpire i giusti punti. Come al solito ogni fine partita ci vengono assegnati punteggi. Non penso di aver ucciso nessuno, forse sono morto tantissime volte, ho fatto schifo. Un'altra cosa importante da dire: non si diventa più forti necessariamente con l'aumentare di livello. Capitava spesso con i vecchi Battlefield che attraverso l'acquisto di giubbotti o quante altre cose, sì, fosse più difficile da battere il proprio avversario. Qui non è così, l'unica cosa da acquistare sono diverse skin dei personaggi e le armi, oppure le carte che sì, possono fornire uno scudo temporaneo, ma non c'è potenziamento in sé per sé del personaggio. Non è una cosa permanente. Esatto. Il che rende anche la dinamica del combattimento più egualitaria, più democratica. Più democratica, esattamente. Cioè uno di livello 15 può essere ucciso con lo stesso numero di colpi da uno dello stesso livello, uno di zero, cioè quello di dire. E questo anche con i combattimenti tra gli eroi. Sì, sì, assolutamente. Beh, logicamente l'eroe ha un attimino più di... resistenza, cioè ci mette se ci vogliono due per un soldato di colpi dell'eroe, magari una decina. Però se l'eroe incontra un altro eroe, insomma, combattono ad armi pari. È capitato che mi sono trovato con un Fener nelle mani e un nugolo di ribelli mi ha battuto così. Io ho sempre in mente quella partita del Fener che viene praticamente ucciso da un kamikaze. Siamo di nuovo imperiali, però possiamo vedere, possiamo scegliere diverse tipologie appunto di imperiali con o senza casco. Qui gli imperiali sono pressoché tutti umani e ovviamente si possono sbloccare aumentando di livello,
alcuni, altri sono già disponibili al punto dove sono arrivato. Come vedete sono proprio diversi. Poi lo scout, più in particolare, o l'assaltatore ombra, addirittura. E che sarà il più agognato, almeno livello 50 addirittura. I ribelli non ve li posso far vedere adesso, perché devo farveli vedere nel momento in cui ho ribelli. C'è la possibilità di utilizzare degli emote quando si gioca, perciò per far fare appunto delle azioni al personaggio, che vedono quasi sempre anche una frase, perciò un andiamo, un sono qua, servono tutte magari a vivacizzare, a scopo pratico non servono a nulla. No, però fa scena, un po' come quando fai la bustina di tè con CS. Sì. Ovviamente magari vedersi l'imperiale che si mette a fare alcune cose piuttosto che altro può fare anche ridere, è il classico per schernire l'avversario. Esatto. Allora, mentre invece le armi adesso sbloccate, vedete, sono queste evidenziate, quelle in giallo sono quelle possibili da comprare con i crediti che si guadagnano di fine partita, e quelle ancora da sbloccare. Vedete anche che le armi non sono per niente tante, però guadagnare questi crediti vi assicuro che non è per niente facile. Cioè, ogni fine partita non si guadagnano 1000 crediti o passa. Cioè, se si è stati bravi se ne possono guadagnare 500, tutto al più. Perciò vuol dire che comunque tra una partita e l'altra, o comunque raggiungere prima poi il livello che serve per sbloccarlo, in questo caso bisogna raggiungere il livello 10 e poi avere i soldi. Intanto magari possiamo spenderli per altro. E comunque, ripeto, non è facile guadagnare questi crediti. Beh, è anche un incentivo a fare anche la spesa oculata, dipende sì. Anche a seconda del tipo di giocatore. Per esempio, se tu sei una persona che utilizza parecchio le granate o le armi che fanno più danni con un raggio più largo possibile, più grande possibile, beh, allora spenderai più per quello e aumenterai di livello per quello, mentre lascerai invece quelli di livello più basso le armi, esatto, di lunga o media gettata. Esatto, stesso discorso che fa Dennis lo possiamo applicare a quelle che vi dicevo prima essere le carte stellari, cioè quelle abilità secondarie o oggetti secondari come le granate che possiamo attribuire ai nostri personaggi. Possiamo attribuirgli in base sia alla strategia, come diceva lui, sia magari alla mappa stessa. Magari una mappa chiusa c'è più utile armi media una gittata ridotta però più potenti, piuttosto che l'abilità della pistola scout che può abbattere il nemico facilmente. Magari il siluro è fatto per i veicoli, ambienti stretti, come era una mappa precedente, è inutile. Qui vediamo, ecco, varie carte, anche queste da comprare, sbloccare, diversi tipi, diverse strategie. La cosa interessante è che tu dovrai fare questa cosa, tu giocatore, sì, proprio te, sia per l'impero sia per i ribelli. Quindi hai voglia a giocare, hai voglia a fare campagne su campagne. Ci stanno i kit, perciò adesso noi abbiamo un kit già pronto, sarà possibile poi averne anche degli altri, in modo da avere un kit già preparato anziché dover andare a cambiare ogni singola carta. Esatto. Questo facilita anche la personalizzazione del proprio personaggio, avendo dei kit già preimpostati da te personalmente per qualsiasi tipo di situazione, ti toglie quei 5-10 minuti di allora cosa mi metto, quale arma mi serve, ce l'ho i soldi per comprare l'arma di rango più alto, esatto, magari che so il kit per gli interni o per gli esterni al volo, poi da modificare o come sì. Preferite o se vuoi fare l'assaltatore o il cecchino o qualsiasi altra cosa. Ora vi facciamo vedere la supremazia, che non è altro la cattura di punti di controllo. Un catch the flag classico. Esatto, cattura
sopra la bandiera. Lord Fener è qui. Vedete che c'è la terza persona, per niente fatta male, anzi. Buona resa, magari per chi è più abituato a questo genere, comodo la prima persona. Anche Sallast, come potete vedere, ambientazione aperta di grandissima qualità. Vi rendete conto da soli che trovate in mezzo a tutto questo. Si muore, ma però è bellissimo. Quando parliamo di supremazia, in particolare di campi aperti, parliamo anche della possibilità di guidare e avere, come potete vedere, dei power up. Power up che in questo caso sono i veicoli. Quindi i veicoli non li troviamo per strada, anche perché i caccia non sono così parcheggiati, ma li dobbiamo prendere come power up, utilizzarli, e verrà chiesto dal soldato l'intervento di quel veicolo, che in quel caso noi poi piloteremo. Ovviamente la skin del personaggio si rovinerà in base alla battaglia che sta avvenendo in corso. In tempo reale. Ok. Ci siamo... Forse per te è meglio le battaglie in marina, perché siamo poi sottomarini. Beh, ci siamo scontrati, è stato un caso. Ti ha dato la patente, il classico. Questi power up normali, possiamo trovare lungo tutta la mappa. In questo caso ci ha dato uno scudo che possiamo utilizzare. Che ricordiamo ha comunque sia una sua durata. Sì, ovviamente. Questo è uno scudo di gruppo, perciò un po' più grande. Adesso cerchiamo di avvicinarci al punto di cattura. Molto caldo. Allora, si può scegliere se catturare un altro punto o difendere un altro già conquistato. Esatto, il proprio. Come vedete, qualcuno mi sta prendendo il controllo di un AT-ST, perciò veicoli anche di terra. Bombardamenti e... Come potete vedere, i punti di controllo sono difficili sia da acquisire sia da difendere, visto che comunque sia i ripari sono pochi. E se lo fai su uno dei tanti pianeti in cui l'impero ha messo piede, è una sensazione strana. Sì. Allora, sprechiamo il nostro scudo in favore di un altro tentativo. Squadra Alfa, rispondete. Qui serve supporto aereo. Ed eccoci qua a bordo della sua. Potresti anche fare una manovra evasiva giusto per far vedere. Hai un raggio d'avvicinamento. Informazioni audio aiutano parecchio, eh? Sì, sì, è molto ben fatto la parte audio, anche quando entrano i eroi in campo, ci aiutano a capire quando entrano, quando vengono sconfitti, o comunque sempre comunque anche la. Punto degli obiettivi, punto della situazione. Interamente doppiato in italiano. Ucciso da te stesso. Era talmente. Non l'ho visto. Volevo mostrarvi la prima persona, ma non ho fatto in tempo. A bordo dei veicoli è a puro scopo di complicarsi la vita. Però una bella resa. Ci va alla grande, se ci riusciamo a prenderlo, ragazzi, non capita mai. Io direi un. Che dici? Ok. Abbiamo la partita è finita, perciò abbiamo trovato un eroe, non abbiamo avuto occasione di utilizzarlo. Però per un attimo siamo stati l'imperatore Palpatine. Palpatine! Palpatone. Palpatone. No, è bello. Mia madre, sai come si chiama questo? Palpatine? Palpatine. Okay. Va bene. Sì, in effetti lo sguardo da pervertito ce l'ha, diciamo le cose come stanno. Ah, come vedete, può darsi che ho guadagnato appena 300 crediti, forse. Sì. Beh, però, è andata bene, non mi ha fatto 300 male. Oggi, 300 domani. Adesso vediamo Hot, un'altra bella mappa. Qui possiamo prendere un fucile... E siamo a parte della ribellione? Questa volta sì, lascio questa modalità proprio per far vedere, magari dopo se non ricapitiamo di nuovo con l'imperiale, cioè onde evitare. Cioè il countdown.
Perciò, come avete visto, il gioco è estremamente caotico in qualsiasi sua modalità. E... sì, ma è caotico per la meccanica di gioco. Di solito uno dice che è caotico perché poi non si capisce un cavolo. No, esatto. No, in realtà tutta l'adrenalina dell'azione, della battaglia, viene riproposta con una definizione tale che ti fa sentire veramente nel campo. È anche difficile poi trovare a vista i punti di interesse o quello che hai... o quello che in cui tu dovresti andare, visto che comunque sei, i dettagli sono tanti, l'azione che segue è altrettanto frenetica, e quindi un po' l'audio ti aiuta. E, è bello. È davvero un titolo ben riuscito. Certo, capite anche solo da questa, è una pianura gelata, ma tra colpi di blaster, suoni, i vostri amici che accanto muoiono, imperiali, ribelli, tema Star Wars, è incredibile. Una piccolezza, non tanto piccola dal mio punto di vista, che faccio sempre attenzione ai dettagli, torretta in fumo, ok? Ok. Abbiamo l'ombra, questa è una cosa a cui ho fatto subito caso, un dettaglio per me molto importante, c'è l'ombra del fumo, cioè immaginatevi ogni singola esplosione che avviene in campo, e parliamo comunque sempre di un multigiocatore, che ha la propria, cioè non solo effetto particellare, ma anche un effetto proprio di ombra dato dalla luce, in questo caso, ombra che abbiamo poi anche su di noi. Cioè un calcolo che potrebbe essere tranquillamente inutile. Esatto, evitarlo. Evitato, e comunque questo dettaglio viene reso alla grande. Può sembrare davvero una stupidaggine, ma rende il tutto estremamente... bello, vivibile. Qui fanno gara a chi lancia il gavettone più lungo. E gioco anch'io. Poi, magari, campo di battaglia, mentre correte vi passa sopra una X con un caccia che lo insegue, quindi i suoni. Abbiamo, come detto prima, le skin dei personaggi, come anche le armi, lo stai vedendo dalla neve, si... sono... si affossano nella neve, si sporcano. Qualsiasi cosa. Proviamo inutilmente a fare qualcosa a una TST. Un set. Un fatto niente. Ovviamente alcune mappe, come proprio in particolare proprio questa, ci vengono poi riproposte in maniera da differente, magari per altre modalità, come per esempio la modalità dei camminatori, dove questa mappa in particolare viene utilizzata per la battaglia di Hoth proprio, quindi dove i ribelli sono occupati a dover mantenere attivi i radiofari, a proteggere, mentre gli imperiali devono distruggere il generatore, proprio come è quella la battaglia proprio del film. Ah, vedete laggiù? Io sono morto per farvelo vedere, ma era giusto. Ma ecco, era bello da vedere. Era morto da vedere. Era morto da vedere. Eh sì, se capita, e capita comunque di indossare i panni di un eroe. Che poi, come molti pensavano, sbagliavano nel farlo, e gli eroi non sono accessibili solo da il più bravo in campo, ma sono dei power up che possono essere trovati da chiunque, perciò tutti possono farlo. Cioè, a questo punto è stato un sollievo, perché uno dice vabbè, io ci gioco questi giochi, ma purtroppo non riesco mai a vincere o a prendere o fare una buona partita, come si deve, quanto mi aspetto migliore. Sarebbe stata una limitazione. Molti non la pensano così, ma bisogna dare opportunità a tutti di giocare in tutti i modi. C'è un Darth Vader. Ancora l'unica cosa che ho sentito è il classico l'urlo classico che ho usato in tutti i film di Star Wars. No, quello lo fai te giocatore. Ok.
quasi cinematico anche l'ingresso dei, dei veicoli. Ecco l'interno. Che in effetti non è che aiuta molto nella guida, però scappa in effetti chi è abituato ai giochi di guida di aereo, di combattimento tra gli aerei, sì, forse è una sciocchezza, ci ha abituato, se si trova bene. Ti abbatto di caccia. Guardia d'onore. Allora, oh, quando c'è in campo Leia, abbiamo occasione di diventare una sua guardia d'onore se non è già stato preso il posto da qualcuno. Questo ci rende dei soldati leggermente più potenti, ovviamente rimanendo a fianco di Leia abbiamo più possibilità di fare qualche buona uccisione. Lei è più difficile da sconfiggere, il fuoco magari si può uccidere. Stiamo perdendo un punto di controllo. Esatto, come adesso. Ecco. Ovviamente ci può essere un solo eroe per fazione, per volte. Provare a sparare a caccia. Ottimo idea! Qui come vedete la battaglia ha una durata in termini di tempistiche, quindi sono altri 6 minuti per esempio. Però può finire tranquillamente prima se i punti di controllo vengono conquistati tutti da una delle due fazioni. Perciò finché c'è tempo la battaglia si sposta lungo la mappa. Più punti di controllo guadagna l'impero, più punti di controllo guadagnano i ribelli, il territorio guadagna. Quindi è un tira e molla in un certo senso. Beh, rende la cosa meno statica possibile. Esatto. E soprattutto impedisce a tante persone di andarsi a nascondere come al solito, di accamparsi. Adesso non prendete ad esempio che sto morendo come la difficoltà. È sì difficile, ma sono io negato, perciò. Occupazione del punto di controllo in corso. Tutto un proprio punto strategico ho scelto. E sono anche morto! Sì. Il che è strano, era strategico, guarda. No, proprio ho voluto sottolineare che non lo era. Il mio era sarcasmo. Va bene, ok. Non Skywalker è qui, obbedite ai suoi ordini. Vuoi provare, Dennis? Sì, grazie. Tanto imparare come si può. Ok, adesso sono io! Adesso vai al massimo. Dopo vedremo un po' meglio gli eroi, che ci sono delle modalità che ce li fanno usare, perciò giusto per farveli vedere. Battlefront è questo. Cioè, battaglie multigiocatore per la maggioranza, ovviamente, incentrato tutto lì. Probabilmente è anche per questo che si ha la possibilità di giocare in queste mappe talmente dettagliate. Cazzo! Era un onore morire contro Fener. Ah, lo so. Quindi sicuramente non avere una campagna, perciò quella... Uno story arc da seguire. Esatto, che tanto sarebbe stato poi uno story mod che tutti conosciamo benissimo. Forse anche per questo è stata un'idea da parte di Dice, non
la storia. Comunque, ecco, non dover sfruttare le risorse per quello è servito a poterle sfruttare appieno e al meglio, a spremere la console per avere questi risultati in mappe multiplayer. Ogni persona qui, una di queste 40 persone in gioco, ha una visione di questa mappa, che sono posizioni di questo dettaglio. Si vede tanto. Bene. Beh, chi vede meglio, chi durante le battaglie ci sono le navicelle sia imperiali che dei ribelli. Durante lo scontro, in base all'andamento dello scontro, cioè se sta vincendo l'impero o se stanno vincendo i ribelli, anche l'andamento della battaglia che possiamo vedere nei cieli cambia. Perciò vedremo più Star Destroyer o più navicelle ribelli in base a chi questi sta, diciamo, comandando la partita. In questo caso si può vedere durante la pagina di caricamento tra una porta e l'altra. Se... possiamo vedere che il cannone protonico dei ribelli è stato distrutto. Questo perché stanno vincendo gli imperiali alla partita. Adesso probabilmente si vedrà. Potete vedere, è sfuggito. Voglio prendere un mezzo. Ecco. Allora, una volta preso, tiro il multi a uno. Vai. Un'altra cosa, possiamo... Usalo subito! Cioè, che devo fare? Premi i pulsanti. L1R1. Che potenziamento era? Scusa. No, quella è una bomba che ti ha lanciato qualcun altro. Vai, premili adesso. Ah, c'è ancora? Sì. Allora, i potenziamenti che troviamo ne possiamo tenere uno per volta. Se adesso guardo dietro c'è un pochino che è appena schianciato. Non so cosa fa. Dovrebbe aiutarlo. Questi potenziamenti, se veniamo uccisi, non li perdiamo, quelli classici, bensì il potenziamento dell'eroe o di un veicolo, invece sì, lo perdiamo se veniamo uccisi, perciò ci conviene prenderlo, mettersi al riparo e utilizzarlo nell'immediato. Se, quando prendiamo magari il potenziamento di un veicolo, e questa è una cosa interessante, il nostro obiettivo non è però quello di guidarlo, abbiamo comunque un timer. Se lasciamo scorrere questo timer, perciò non usiamo il potenziamento, entra in campo un veicolo guidato da IA. Ma dai! Per la nostra squadra, esatto. Se io, per esempio, una TST non lo prendo in tempo, mi viene introdotto una TST guidata da IA. Questa è una cosa che avevo notato sulla beta in particolare, quando ancora non avevo capito come diavolo usarlo. Ah, come me! Allora, classico giù per su, su per giù. E l'analogico per la guida dei mezzi delle astronavi. L'analogico sinistro si utilizza come cloche di velocità, cioè in avanti o indietro per aumentare e diminuire la velocità. Come vedete, lo Star Destroyer o altre navette in cielo, come vi dicevo prima. Mentre la levetta invece destra per navigare. I soliti pulsanti che troviamo anche per battaglia a piedi, anche per sparare o per mirare. Abbiamo anche qui
delle azioni contestuali con i tasti R1 e L1, simili alle carte stellari, ma sono azioni solamente fatte per l'astronave in particolare. 4 uccisioni, quindi dovrebbe essere... Però 24 morti, Va bene. Non ci siamo, stavamo lì per spiegare, dai. Non ci siamo messi l'impegno. Ho finito vivo però, sono finito vivo, dai. Stai fuggendo. Stavo andando al McDrive. Allora, ora vedremo... Proviamo a mettere su un classico civile. Allora, le battaglie di Endor a mio parere sono le più spettacolari in assoluto. Tra TST, speeder bike, camminatore e la resa grafica di Endor, che è più, c'ha una vegetazione un pochino più rigogliosa rispetto agli altri, ma questo sì, però vorrei farvi perdere un attimino, cioè guardate comunque il dettaglio dell'ambientazione, cioè si muove tutto in base alle esplosioni, in base ai personaggi che ci passano vicino, e parliamo sempre di una mappa multigiocatore. Tutto in tempo reale e online. Esatto. Farvela vedere meglio magari. Mi ricorda molto da vicino la città della Domenica, in effetti, per com'è il bosco. È tutta una riproduzione fedele al ricordo dello genere. E di solito ci passa sempre il giocatore che l'ha messa, perché se ne dimentica. Vedi che con più ripari riesce a sopravvivere a lungo. Non bisogna neanche chiapparlo il bersaglio. Allora, come magari avete notato, non esistono munizioni. Però l'arma deve essere raffreddata se viene utilizzata. Sì, se la utilizziamo troppo si surriscalda. Sono stato ucciso però dal camminatore. Mica da... ragazzi! dal primo che cammina! Oh. Cioè, lo scorcio, scusate. Attenti! Se ci fate caso c'è il riflesso di ogni... c'è il riflesso di ogni personaggio sull'acqua anche. Roger. Sì, ovviamente lo scudo viene diretto da... Concentriamoci, sono soldati imperiali. No, è stata una buona... Mi è parso di aver visto la squadra d'altro. Bike. È più facile morire a bordo della speeder bike. Sì. Da te questo dove sei andato a mettere? Quello era uno che si accampa. Cioè, vi assicuro che è proprio... Scusate, ma... Ah, vabbè. Oh, sono stato ucciso da Boba Fett, mica dal primo che passo. Le scusanti sono sempre buone. Ora, se... riuscissi a... A morire in costine. Vorrei provare a prendere una speeder bike.
giallo che vedete è quello che sta andando meglio nella vostra squadra. Per mera fortuna. Ti ricordi la mira di prima? Beh, sempre il discorso. Diciamo che Endor è quella che si presta poi di più in assoluto a ripari e in generale a strategia, perché c'è davvero qualsiasi genere di copertura, ci sono punti rialzati, ci sono le casette dei... È il più vicino possibile al combattimento, il close combat alla Battlefield, una cosa sul scenario urbano. Esatto, sì. Ah, eccolo! No, l'ho abbattuto però. Per confermare che lo speeder è come avere un bersaglio sulla schiena. Sì. Però una volta che sei partito è difficile non andare a sbattere. Ovviamente la vita si ricarica se non vediamo colpiti per un po'. Camminatore senza scudi, spazziamolo via. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo per fare qualche danno. Il punto debole è proprio sulla pancia, se la gratti forse fa le cose. Ribadisco il solito discorso. Voglio una speeder bike. Dopo gli anni si mostrerà invece gli eroi. Ah, beh, allora! C'è una modalità in particolare che ci fa impersonare l'eroe a turno. L'obiettivo è proprio eroi contro cattivi, oppure un eroe contro tutti. Tutti verso gli uplink, subito! Volevo nascondermi, ma c'è sempre, questo sarà il giocatore di prima. Vedi che non è facile da guidare. Adesso non segui il numero del corso di guida. Scusi. Non l'avevo notata. Qualche scondo già. No, cioè ho avuto 3, 4, 5 occasioni. È passato un Ewok col deltaplano. Notare anche l'effetto di velocità che hai sui dati. O andavo a sbattere contro la cascata. Stai, nessuno è andato a salire al posto mio. C'è solo, lì con voi. Speriamo un attimo. L'hai trovato, eh? Forse è il contrario, lui che ha trovato te, però sei stato di parola. Vabbè, è stato comunque fantastico, non credi? Ovviamente non era neanche la dolce da massima quella che abbiamo testato prima. Abbiamo attivato la stazione Uplink, ben fatto. Sistemi di puntamento dell'ala Ypsilon pronti.
una delle mappe forse meglio riuscite a mia memoria su un qualsiasi multiplayer. No. Eccolo! L'ala Y ha confermato il bersaglio. Bene, abbiamo attivato la blink. Riuscire ad evitare un soldato, ma non la pianta. No, è a blink in funzione. La blink disattivo. Fate qualcosa, scordiamoci i nostri ala Y. Attenti alle truppe nemiche. La Blink non trasmette più, dobbiamo riattivarlo. Abbiamo attivato la stazione a Blink. Ben fatto. Io ho speso mezz'ora per riuscire ad arrivare quassù. No. Adesso non riscuoterà altre danni. No, un punto alto, un punto diciamo. Il camminatore senza scudi, spazziamolo via! So, potete provare a lanciare dei lavandini smessi a sto punto. Quella si attiva, resterà in difesa ancora per voi. Ok. Ovviamente essere imperiali comporta anche la possibilità di poter usare la tiriti. Capita anche di vedere fatti ambientali come alberi che vengono giù, un pochino che si distrugge anche l'ambiente. Meno facile, come vi ho detto prima, vedere gli Ewok. Ma ci sono. Potrebbero disturbare anche l'andamento della battaglia. L'hanno messo lì, inutile quanto la morda. Beh, la battaglia si sposta più. No, però c'è la cremeria. In ogni caso poi lì si può vedere anche la piattaforma. L'abbiamo fatta, Venere è stato sconfitto. Abbiamo perso il segnale a Flink, stabilitelo. Non ti preoccupare, se ogni tanto esplodono anche i cannoni. I cannoni esplodono dopo un po' per tutto l'ora. Ah ok, allora proprio. Vedete. Ti è pure caduto l'albero sopra. Sì, perché era già una giornata iniziata malissimo.
con la sveglia che non ha suonato, con... E quindi questa missione dura fino a quando non prendono tutto... Sì, qui prendete o fino a che gli impedenti non arrivano a conclusione e riescono a vincere, oppure i ribelli riescono a distruggere il camminatore, che però hanno pochi momenti perché appunto gli uplink devono essere attivi per un certo periodo e devono abbassare gli scudi dati a te. Facciamo eroe contro eroe, se no. Vai, proviamo. Quando vuoi. Venere vicino. Fate attenzione. Start. E usciamo. Come ti hai visto, per esempio, l'ultimo che ci ha sparato, l'ultimo due imperiale, colpi. Due colpi. Però lui come carta speciale aveva, anziché il potenziamento degli spari, dei colpi, aveva la mira stabile. Perciò anche pensare di poter utilizzare una carta del genere, quindi quando si spara anche soprattutto da lontano, avere la mira che non ha rinculo vuol dire tanto, soprattutto anche da vicino in realtà, perché molti spari poi vengono sparati proprio sopra la spalla, perché molti colpi. Gli eroi scendono in campo, la mangiano scura, la mascura, la battaglia, il generale, esalti, la rassi, vince tutti gli eroi o i malvagi per vincere. Questo è un 6 contro 6, dove sono 6 round per vincere, perciò il giocatore interpreta per forza tutti gli eroi a turno. Inizia pure. E negli altri turni invece interpreta quei 3 ribelli o 3 imperiali che in quel caso fanno da supporto. Super, non era più disponibile. Assegno! Bersaglio eliminato! Continuate così! Grazie. Ovviamente questo è l'unico momento in cui tutti e 3 gli eroi sono in campo insieme a tutti e 3 i cattivi. Questo è il primo, terzo round. Che sarà il prossimo round? Vedi, il prossimo anno sei come soldato ribelle ancora. Luke e Leila. Che hanno. Purtroppo la versione italiana ha mantenuto in italiano, perciò Leila e Leila, Han e Yan e Fener. Che vede. Una volta duravano di meno. Che gli hanno dato le vitamine? C'eravamo sulla destra. Forza, non possiamo subire altre perdite. La mia o la sua? Destra. È la stessa. Vedi, stai attento certe volte. È rimasta via solo lei e abbiamo perso. Uccidi l'imperatore con un bazooka. È solo drogo. Ne abbiamo eliminato uno. Addosso al nemico. No, l'imperatore è stato eliminato. Mi ricordo a dicembre esce gratuitamente l'espansione della battaglia di Jakku o Jakku. Non ho capito come si pronuncia. Jakku, Vakku e Dot. Esatto, fino all'uscita del film non si saprà come si pronuncia per esattezza. È la battaglia, l'ultima battaglia tra Impero e Ribelli prima dell'episodio 7 che uscirà al cinema. Infatti, sì, è fuori combattimento! Vai, vai, spa! La bazooka va bene, due chiappi chiappi. Genere è strutturata per più personaggi, solo per 6 contro 6.
hai un... Possono essere un pochino più dispersiva. Sì. Doria! Li abbiamo eliminati tutti! E non ho sparato nemmeno un colpo, è meraviglioso tutto ciò! Cioè non è un eroe lui. Adesso dovrei... io seguo il lato grigio. Ok, non è il massimo, ma almeno sei lei. Nel caso degli eroi, anche loro, anziché avere delle carte stellari, hanno... Non hanno carte, ma hanno sempre comunque delle abilità che non possono essere sostituite e si ricaricano con te. Questa che hai utilizzato è... La mira super più, ultra mega. Sì, prende colpi di blaster potenziato. Poi lei ha un potere in questo frangente, potrebbe essere più inutile. Quelle rompere i coglioni a... Anna. A tutte e due? Tutte e due. Tu spara. Siamo preparati. Come, non lo so, un po' di casino. Come vi dicevo prima, Leia per i ribelli e l'imperatore per gli imperiali hanno questa funzione di supporto, cioè una delle loro abilità è creare in loco un power up da poter dare a chi lo segue. Adesso nella speranza che dal prossimo siamo di nuovo in grado. Mi raccomando, gente, dobbiamo proteggere i nostri eroi. Dopo terminiamo facendo vedere un'altra modalità o qualcosa in split screen per far vedere quanto sia. Tanto come detto ragazzi, Star Wars, cioè Battlefront, questo è, cioè c'è un po' da parlare effettivamente qui dal punto di vista tecnico, dopo ecco, la crescita del personaggio, cioè per quanto riguarda l'acquisto di altri di altre armi o altre skin da portare in battaglia, quindi diciamo da un punto di vista forse strutturato è un multiplayer, uno sparatutto multiplayer pensato per quello, cioè non ha chissà quale evoluzione. Hanno eliminato uno. C'è la bellezza in sé di poter partecipare a battaglie di Star Wars. E poi... Coraggio, non possiamo perdere altri eroi. Eccolo. Sì, però hai ammazzato qualcuno. Hai ammazzato qualcuno, sì. Buoni e feriti diversi. Uccisioni due, dai, grazie. Buono. Diamo vittoria finale per l'ultimo round, ok. Ah, qui guadagniamo qualche punto, giustamente, e per l'altra siamo usciti. Breve panoramica su cosa sono le altre modalità. Anche i tempi di caricamento non sono buoni. Allora, abbiamo visto supremazia, salto combinatori ed eliminazione per quanto riguarda quelli più classici, ed eroi contro malvagi l'ultima che abbiamo effettuato. Cargo consiste in un ruba il pacco e portalo a casa, ruba quanti più pacchi vuoi e portali a casa. Zona di lancio è una modalità in cui vengono lanciati i cusci di salvataggio nell'intera mappa e noi dobbiamo riuscire ad aprirli. Chi riesce a prendersi per primo 5 gusci ha vinto la partita. Corsa ai droidi è simile a cargo, ma la differenza sta nel fatto che i droidi vagano per la mappa, sono lentissimi e costringono per forza di cosa, non prendendo mai la stessa strada per arrivare dal punto A al punto B,
muoversi, a permettere a tutti i giocatori di muoversi, quindi anche qui non c'è lo stazionamento, col sacco a pelo. Caccia d'eroi è particolare, però difficile. È uno contro sei, tipo uno contro uno 10. Uno contro... in realtà sarebbe un 4 contro 4, o poco più, perché ci sono anche dei giocatori che interpretano dei soldati di appoggio. Però sì, praticamente... Chi fa l'eroe è il più sfigato, perché... È da solo, praticamente. Quello... È da solo, e chi uccide l'eroe prende il posto dell'eroe. È come giocare alla tedesca a calcio tra bambini in cortile, uguale. Squadrone di caccia invece è solo battaglie aeree, quindi con astronavi, dove gli eroi vengono rimpiazzati la possibilità di guidare il Millennium Falcon o lo Slave One di Boba Fett. Anche qui sono particolari, vengono usate magari mappe già viste, però solo da un punto di vista aereo. E ogni tanto c'è questa accortezza molto carina per rendere le varie, se no sarebbe una mera battaglia spaziale diciamo. Cioè vengono, che sono introdotti cargo da distruggere o da proteggere da parte dei ribelli e così via, in modo da... Quindi l'azione non è che si spinge soltanto sui cieli, ma bisogna anche tenere d'occhio la terra. Sì, oppure che so, parte una navetta lambda degli imperiali e bisogna distruggerla prima che casca l'atmosfera. Anche questo è interessante. Molto varia cosa. Andiamo allora a vedere allora sopravvivenza. È una sopravvivenza, praticamente ci troviamo, è una sorta di storia, cioè ogni sopravvivenza viene introdotta da un breve filmato. Adesso vi facciamo vedere proprio un minuto la prima ondata di una. Scarso. Sì. E ci sono diverse difficoltà, come abbiamo visto proprio all'inizio. Sono 15 ondate per ogni sopravvivenza, e già a livello normale le ultime cominciano a essere un po' più impegnative. Agli altri livelli un po' diventa una bella sfida sicuramente. C'è l'unica pecca, la vediamo proprio qua. Quando si gioca in due. Allora, praticamente il frame rate non viene tenuto a livelli come in singolo. Perfetto, filiamocela da qui. Siamo muniti di jetpack, abbiamo la possibilità di scegliere molte più armi rispetto al singolo, però come potete vedere il frame rate è un po' più basso, non è ancorato neanche proprio ai 30. Siamo guidati da Akbar. Ma sappiamo benissimo che è una ciappola. È una ciappa? Allora. Abbiamo individuato un droide sotto imperiale in avvicinamento. Ma anche se l'abbiamo individuato, mi raccomando, se succede vuoi tu per caccia stellare! È una ciappola! Allora, non ho idea di dove sia, però come... Cioè, eccolo! È strutturato già in maniera diversa da... Difensive. Ho preso la stessa. I soldati d'assalto sono armati con blaster pesanti. Giù per lavare. Possibile anche
pesante questa persona. Sì. Ondata imperiale sconfitta. Arriva un guscio. Muoversi. Il primo guscio è già in campo. Battiamo gli imperiali sul tempo e prendiamolo prima di loro. Ovviamente anche in questa missione ci sono dei collezionabili, perciò ci sono diversi obiettivi. Al di là di quelli classici da di sopravvivenza. Cacciatori acquistati! Il nemico si avvicina! Ah, ok. Che caccia. Quindi ogni sopravvivenza è diversa. Quella su Tatooine prevede solo ed esclusivamente soldati perché AT-ST, qui invece abbiamo che fare. Stiamo prendendo un uscire salvataggio. Cosa devo fare? Zona di lancio, non è stato lanciato un momento. Sei arrivato laggiù, giusto, sei laggiù al buco? Sì. Quindi incrocia un po' anche le modalità, cioè zona di lancio. Abbiamo il controllo. Adesso quando si aprirà il guscio probabilmente andate. Mettiamolo, Ma noi non lo vediamo, ma lui vede bene. Eccolo. Non lo riesco a vedere. Vi siete difesi molto bene contro gli imperiali, ma gli scanner ne rilevano altri in arrivo. Oh, che bello. Vabbè, allora io direi di fare qualche conclusione mentre stiamo sull'ultimo andare. Allora, vabbè, la cosa prima di tutto, la cosa più inutile, che a chi piace Star Wars, cioè, deve prendere come vivere le battaglie, perciò è uno dei giochi che sembra di battaglie meglio riuscito. Un punto di vista tecnico. Direi eccellente. Suoni eccellenti. C'è qualche suono che è stato introdotto anche da parte di DICE, che però si mescola bene. C'è
non sento tante distinzioni dei passaggi, magari con musiche create ad hoc per il titolo, piuttosto che con quelle originali. Il gioco è divertente, estremamente divertente, sia in multiplayer che poi c'è la possibilità di fare un split screen, cosa che ormai non lo fanno tutti. Non lo fa quasi più nessuno in realtà. Ed è una cosa carina, una cosa divertente, soprattutto anche volendo possiamo mettere magari la battaglia degli eroi e scontrare il mio contro Dennis, Luke contro Fener, solo per il gusto di farlo, solo io e lui senza bot in campo, oppure a soldati senza bot. Comincia a diventare interessante anche dal punto di vista vario, non varissimo, rispetto magari ad altre tipologie, però colma quel gap con il fatto che è un titolo dedicato ai fan. Cioè non è dedicato a tutti, questo non è detto, è un titolo dedicato ai fan, però proprio per questo a mio parere vince. Dovrebbe essere un pochino più obiettivo, ha qualche mancanza dal punto di vista semplicemente della storia principale o di modalità che ci vengono proposte subito all'inizio, quindi modalità sia per il giocatore, anche il singolo, perché no. Per il resto il titolo vale dal punto di vista tecnico e ludico, esattamente ludico. Un buscio dovrebbe atterrare vicino a voi. Intanto raggiungere. Che dire, è una figata se c'hai il multiplayer, appunto. È una figata se sei un fan di vecchia data della prima trilogia. La possibilità di avere comunque sia democraticamente il ruolo dell'eroe o del nemico mortale varia comunque l'esperienza di gioco. Ti impone comunque di far migliorare, di fare l'upgrade di diverse armi sia da parte della ribellione sia da parte dell'impero. Nota finale, io penso che sia visivamente che sotto il profilo dell'audio è un'esperienza di full immersion nel mondo di Star Wars. Non capita a tutti però di trovare un videogioco che sì è per solo i fan della saga, ma può anche interessare a chi la saga non l'ha mai vista o nemmeno digerita, perché comunque sia uno sparatutto onesto e vario. Sì, sì, è vero, quindi potrebbe andare a colpire anche quella fascia, quella fetta di chi magari ecco, non conosce, mi auguro siano in pochi, ma cioè. C'è qualche eredico. Va bene, e questo ragazzi è stato ecco, un walkthrough di questo Star Wars, un walkthrough ecco, un po' di visione di quello che è multiplayer e quel poco che c'è anche del singolo. Un walkthrough di questo genere è prettamente ecco, per far vedere magari come sono strutturate e di come modalità. Siamo pessimi noi come giocatori di FPS. Assolutamente, come moriamo, perché siamo morti in maniere fantastiche e così varie. Vedete quanto è vario? Varia anche in questo. E comunque è tutto. Ci vediamo per il prossimo walkthrough, speriamo presto, e soprattutto con un'altra walkthrough retro proposta da Dennis. Sì. E quindi ci rivediamo presto. Fans recensioni. L'incosciente, Dennis Potaschi e boh, alla prossima. E il sito, il canale YouTube Fans recensioni e la pagina su Facebook omonima. E per Danny Blutarski invece abbiamo la pagina Facebook L'incosciente, il sito l'incosciente.wordpress.com. Ci siamo, seguiteci se farebbe piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao.